Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Top 5 Trips. Prima di cominciare però, voglio approfittare del fatto che oggi parliamo di viaggi per dirvi una cosa. Lunedì sera, intorno alle 22, sul mio canale Yoga, di cui vi lascio il link in descrizione, ci sarà una live un po' particolare. Infatti ho deciso di intervistare, o comunque fare una live insieme a il Baga Biondo, che è un ragazzo che potete trovare anche qui su YouTube, vi lascio sempre il suo link qui in descrizione, che fa il fotografo e il tour operator. Quindi praticamente lui organizza viaggi in giro per il mondo e, essendo anche un fotografo, va in giro per il mondo molto spesso durante tutto l'anno e lavora appunto in giro per il mondo. Quante volte ho detto in giro per il mondo? Tante volte. E quindi questa sarà un'occasione da parte mia e magari anche da parte vostra, che venite a fare qualche domanda in chat, di scoprire tutti i segreti che ci sono dietro l'organizzazione di un viaggio. Quindi magari qualche trucchetto per risparmiare su un hotel, sull'aereo, o infine qualche informazione in più nel caso si voglia preparare un viaggio un po' particolare e bisogna per forza riferirsi ad un'agenzia. Fatto questo preambolo, possiamo cominciare quest'oggi a parlare di Copenaghen, che è forse una delle città insieme a Londra e Budapest che mi sono piaciute di più. Però voglio dirvi una cosa: Copenaghen è molto molto cara. Infatti ci sarà anche un'attrazione che ho messo al quinto posto, dove io non sono andato nonostante l'abbia vista da fuori, perché appunto il prezzo era abbastanza alto, ma era comunque una cosa che dovevo citare perché è una delle attrazioni più importanti di tutta Copenaghen. Quindi mi raccomando, se andate in viaggio lì, portatevi dei bei soldi. Al quinto posto ho deciso di mettere i giardini di Tivoli, o semplicemente Tivoli. I giardini di Tivoli sono un parco divertimenti enorme e tra i più antichi mai creati. E infatti, se non sbaglio, il secondo parco divertimenti più antico ancora in funzione, e lo potete trovare semplicemente appena usciti dalla stazione principale di Copenaghen. Questo antichissimo parco è stato costruito nel 1843 per far divertire appunto la popolazione e distrarla dalle faccende politiche. Questa fu una mossa intelligente fin dall'inizio, dato che comunque oltre al parco divertimenti c'erano anche diversi bar, ristoranti e varie attrazioni anche per i più grandi. Nel 1944 però ci fu una sorta di attentato a questo parco di stampo nazista, infatti vennero praticamente bruciate tantissime attrazioni. La popolazione però non si fece spaventare e nel giro di poche settimane riuscì a ricostruire tutto e a riaprire il parco. Come vi ho già detto, il parco è ancora attivo oggi, si trova tra il municipio e la stazione, quindi è anche abbastanza semplice arrivarci. E secondo il motto del costruttore, è un parco che è in continua evoluzione e che non si fermerà mai. Che significa? Significa che comunque durante tutti gli anni sarà comunque ampliato e modificato per essere sempre più moderno. Al quarto posto ho deciso di mettere la statua della Sirenetta. Credo che tutti quanti noi conosciamo il grande classico Disney, La Sirenetta, ma forse in pochi conosciamo l'opera da cui è veramente tratta. Con le dovute modifiche per adattarla appunto ad un pubblico di bambini, La Sirenetta deriva da un'opera che è creata appunto dal danese Andersen, La Sirenetta. Andersen è stato famoso anche per aver creato il Bruttanatroccolo e La Principessa sul Pisello, però per il popolo danese La Sirenetta è la sua opera più importante. E proprio per questo Carl Jacobsen, figlio del famoso creatore della birra Carlsberg, chiese allo scultore Eriksen di creare questa statua. La statua attualmente è tra le figure più iconiche di Copenaghen, però ha dovuto attraversare molte insidie a cominciare dal 1964. Infatti è stata spesso decapitata, mutilata e anche imbrattata. Tant'è che ad un certo punto della sua storia è stata addirittura sostituita da una copia, perché la prima era praticamente distrutta. Nonostante però tutti questi attacchi, l'atmosfera e l'amore che i danesi provano per questa statua non è mai stato intaccato. Al terzo posto ho deciso di mettere un'attrazione turistica che in realtà non è così spettacolare da vedere, ma mi sono divertito a visitarla. Di cosa sto parlando? Della Torre Rotonda. La Runderdam, o appunto Torre Rotonda, ha una particolarità. Non esistono degli scalini veri e propri per arrivare in cima, bensì bisogna scalare una rampa circolare per circa 209 metri. Ed è stata proprio questa particolarità a farmela rimanere impressa, perché non avevo mai visto una torre senza scalini. In più, mentre voi continuate a scalare, hai
i lati delle pareti potete trovare qualche negozietto di souvenir o addirittura dei piccoli cunicoli dove voi potete entrare e vedere il fondo della torre stessa. Essendo in salita, per alcuni di voi potrà essere un po' faticoso, ma fidatevi che arrivare in cima ne vale molto la pena, perché arrivate in cima potrete vedere la città tutta dall'alto, con delle architetture molto imponenti come quella del municipio o della borsa nazionale. Al secondo posto ho deciso di mettere una cosa che secondo me è quella più bella e interessante, ma che magari per qualcuno di voi potrebbe essere un po' strana, e quindi ho deciso di non metterla proprio al primo posto, e sto parlando di Christiania. Detta anche città libera, Christiania è un piccolo quartiere che si trova nella città di Copenaghen. Di preciso si trova nel distretto di Christiansvang, non lo so, ed è possibile accederci soltanto a piedi da due entrate principali. Questa piccola città venne fondata nel 1971 quando un gruppo di hippie entrò in una base navale dismessa e occupò degli edifici militari. I fondatori all'epoca autodichiararono Christiania uno stato libero e andarono contro le forze dell'ordine che per anni hanno cercato di eliminare appunto gli occupanti. Nel corso degli anni però lo Stato ha deciso di dare una libertà parziale al quartiere di Christiania, bandendo però lo spaccio di droghe pesanti. Christiania infatti non è famosa soltanto perché ha alcune piccole attività autogestite, ma soprattutto per la Push Street, che sarebbe una sorta di piazza con un mercatino dove le persone vendono droghe leggere come hashish o marijuana. Quindi questo la rende una città non propriamente legale. Però non preoccupatevi, perché proprio come una piccola città, Christiania ha anche altre attività come un panificio, un cinema, dei ristoranti, dei bar e addirittura una sauna e un negozio di biciclette. C'è soltanto una cosa che non potete fare: non potete scattare foto o registrare video, e lascio a voi capire il perché. Quindi mi raccomando, state attenti. Al primo posto invece ho deciso di mettere l'antico porto di Nyhavn. Per intenderci, è il canale dove voi vedete le tantissime casette colorate che fanno da sfondo a molte foto che la gente si fa a Copenaghen. Ai lati di questo canale ci sono infatti tantissime casette a schiera dai colori vivaci. Potete appunto passeggiare e tra le tante casette potete trovare appunto quella di Andersen che abbiamo nominato prima. Durante il giorno credo che la maggior parte delle persone rimanga lì soltanto per scattare le foto, ma vi consiglio di andarci anche di sera. Infatti col buio ovviamente il colore delle casette verrà messo in secondo piano, però con tutti i bar e i ristoranti che ci sono lì che si illuminano mi sembrerà di vedere un'altra strada. Io ci sono andato nel periodo di fine novembre, quindi vi lascio immaginare com'è bello Nyhavn con le decorazioni natalizie. Infine vi aggiungo un piccolo bonus: infatti, se voi andate alla stazione centrale o acquistando anche su internet, potete trovare dei biglietti a circa una ventina di euro di bus che vi portano a Malmo, che è appunto una città svedese. Copenaghen e Malmo sono divise dal mare, però c'è appunto questa strada che le collega e circa un'oretta di pullman vi troverete in un'altra città. Io ci sono stato, ho speso una ventina di euro come vi ho detto, e alla fine ne sono rimasto molto contento, perché ok che Malmo non è proprio una capitale, però essendo di un'altra nazione vi permette di vedere le similitudini e le differenze tra due città che alla fine sono vicine ma sono completamente opposte. Infatti ho comprato questo a Copenaghen e questo a Malmo proprio per dare la differenza tra le due, ma alla fine sono quasi tutti quanti popoli nordici che derivano dai vichinghi. Questi quindi erano 5 posti più uno di bonus da vedere assolutamente a Copenaghen. Come me vi ho detto, mi raccomando, tenete presente che dovete spendere molto sia a Copenaghen che se andrete a Malmo. Però fidatevi, è una delle città più belle che abbiamo visto e penso sia tra le più belle proprio in Europa. Vi ricordo lunedì di venire in live per partecipare alla mia piccola intervista al Vagabiondo. Come al solito vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentare, condividere e di iscrivervi al canale. Qua sotto in descrizione vi lascio il link al canale del Vagabiondo, al mio canale Iola, Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ad un prossimo video.